Un pezzo d'Italia è Firenze, la magnifica Firenze, dove c'è per noi Ludovica Ciriello. Beata te, Ludovica. Buongiorno, ben trovata. Ti Buongiorno. succede? Buongiorno Mirta, però come vedi è una strana piazza Duomo, è una strana piazza Duomo perché siamo abituati a vederla circondata di turisti, affollata di turisti, invece questa mattina, anche a differenza, diciamolo, di Roma dove siamo stati ieri, qui la situazione è diversa, la fase 2 riparte ma più lentamente perché questo era un centro abituato ad essere vissuto praticamente solo da turisti. Però mi è capitato un simbolo di questa fase 2 che voglio farti vedere, una coppia, Fammela vedere. Nicolas e Antonina, che passeggiavano qui proprio Ah, ora, che belli, quando sono io insomma lo sposi, aspettavo vero la linea, e loro sposi. hanno deciso di sposarsi questa Auguri, mattina. Esatto, ne ho bravi. sposi, facciamo. Che bello Grazie, sposarsi grazie mille. oggi, nella fase Loro, 2, Mirta. con speranza, bravi ragazzi. Sì, complicato, ma bello. Considera, Mirta, che il fratello e la cognata Nicolas sono stati chiaramente gli unici due presenti al matrimonio perché, come Conte ha spiegato nella sua conferenza, i matrimoni si possono fare, però con poche persone, Come si mantenendo le chiamano i due distanze con sposi? le dovute misure di sicurezza. Infatti, Nicolas e Antonina. Nicolas e Antonina, vorrei fare quasi il sacerdote perché vorrei dirvi che a questo punto siete congiunti, potete eliminare le mascherine e baciarvi davanti a noi. Fatelo, dateci una soddisfazione ogni tanto. Bravi! Grandi, bravi! Grazie, Va bene, grazie è un'immagine gioiosa, sono molto contenta di avervi incontrato stamattina, bravi, in bocca al lupo davvero. mille, Allora, grazie. adesso Grazie Dario mille. Nardella lo ci sta già, perché insomma adesso glielo devo raccontare che abbiamo fatto gli auguri agli sposi fiorentini a Piazza Duomo deserta.